Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in un nuovo video lungo, sempre in formato verticale. Perché? Perché facciamo un nuovo versus, sto recuperando tutte le sfide degli abbonati. Come vi ho detto, le sfide degli abbonati verranno trasportate qui su video lungo, mentre così facendo aprirò alle sfide anche per i non abbonati in formato shorts uno ogni tanto, in modo da dare spazio comunque a tutta la community di poter partecipare. Ovviamente gli abbonati hanno questo vantaggio in più. Comunque, partiamo subito a bomba perché oggi abbiamo delle sfide e parecchie sono anche molto interessanti. Partiamo subito con la prima. Allora, sono dovuto andare a rivederla. Matteo mi chiede un 6 vs 6 Dragon Ball, ma se esce Muten Roshi ho perso io tavolino, se lui esce Bulma ho perso io tavolino, ma in ogni caso dobbiamo fare tutte le estrazioni. Ci sto, Matteo. Bellissima come sfida. Tuo team, mio team, ti scasso e non mi esce Muten Roshi, ti dirò di più. Allora, partiamo subito dai tuoi 6, Matteo. Gohan e Majin Buu. Sei partito forte, molto. Nappa e C17, bene. E gli ultimi due per te, fagli uscire Bulma così perso tavolino e non ci pensiamo più, ecco. Hai chiuso con Moro e C16, questo Moro è forte, Moro e Gohan non va bene. Andiamo a vedere adesso i miei 6. Muten Roshi non devi uscire. Cell e Yamcha. Va bene, calmati, ce la puoi ancora fare. Pan e Radish. Ma perché Pan e Radish? Ma che cosa ho fatto di male per meritarmi Pan e Radish? Tanto non so che mi piace di meno dei due. Mi piace meno Radish. Almeno Panda piccola mi stava simpatica. Gli ultimi due. Ragazzi, io ho Vegeta, però dall'altra parte con Moro e Gohan mi sa. Niente, mi sa che ho perso. Però Vegeta, tanta roba. Partiamo male con una sconfitta, ma non fa niente. Adesso ci rifacciamo. Gamuret chiede un 5 vs 5 Dragon Ball, ma contando solo il Prime di Z. Quindi i personaggi super non valgono. Se escono, nuovo giro. Ci sta Gamuret, tutti il mio team, ti scasso. Stavolta lo dico e lo faccio. Partiamo dai tuoi 5. Allora, Dende e Ub. Ok, Ub c'era in Z, quindi alla grande. Alla grande perché va bene. Piccolo e Pan. Pan in Z si vede da piccolina, ottimo. E il Prime di piccolo in Z non è fantastico. Chiudiamo con l'ultimo tuo personaggio, questo a sinistra, Kaioshin. Io non avrò un primo perché Jiren non conta. Andiamo a vedere i miei 5 perché ho grandissime possibilità di vincere. Gotenks e Mr. Popo, bene. Sotto, sotto. Altri due, Trunks e Kaioshin anche per me. È l'ultimo personaggio, ti prego. Vienimi incontro, filtro, ecco, Whis non conta. Era uscito anche il più forte di Dragon Ball in pratica. Guarda, guarda, ma no, ma dai. Allora ragazzi, secondo me la sfida è interessante. Però Gotenks con il Super Saiyan 3, Gamuret, io credo onestamente di averla portata a casa grazie a Gotenks. Ok ragazzi, una l'ho persa, una l'ho vinta. Adesso proseguiamo con questa mega sfida che mi ha inviato il grandissimo Kevin, uno dei collaboratori del gruppo di Mondo Nerd. Allora, 6 vs 6 a tema Naruto. Bellissimo, perché se lui esce Fu, vince a tavolino. Se esce a me, posso scegliere di fare un'estrazione in più, eliminando il personaggio più debole nel mio gruppo, con un'estrazione aggiuntiva e vediamo poi chi mi esce. Molto molto interessante la sfida, poi torniamo nel mio verso, in Naruto verso, quindi Kevin, mi dispiace, ma non ti posso far vincere. Questa è un dato di fatto, su Naruto non posso perdere. Tuo team, mio team, partiamo subito. Partiamo dai 6 di Kevin e vediamo. Asuma e Amado. Bene, per il momento bene, direi. Zabuza e Sumire. O Sumire, ragazzi, vedete che poi leggo il manga, non so i nomi bene, però... Zetsu e Kurosuchi. Raga, Kevin per me non ha fatto delle grandissime stazioni. Ho grandissime possibilità di vincere. Anche perché mo il filtro gira e mi fa uscire Boruto. È qui, è lui. No, però Delta, Fugaku e Delta. Delta molto forte. Personaggio interessantissimo all'interno di Boruto. L'abbiamo chiamata Fu e Orochimaru. E adesso gli ultimi due. Attenzione. E dopo Fu anche Sarada e Karin. Raga, io credo di aver vinto. Facciamo una cosa, io non so precisamente chi è più debole del gruppo, però Karin è quella che mi piace meno, quindi faccio le stazioni in più togliendo lei. Ovviamente perché Fugaku non è che lo conosco così bene, quindi al posto di Karin pesco Conan. Devastante, bellissima la mia squadra. Kevin, non lo so, fammi sapere secondo te se ho vinto o meno nei commenti, ma credo che sia abbastanza scontata la cosa. Lo sapete raga, su Naruto è difficilissimo, difficilissimo che perdo. Passiamo alla prossima sfida.
Incredibilmente, sembra che si siano messi d'accordo, ma c'è una in verità a livello temporale mi hanno inviato le sfide in momenti molto differenti. Quindi Emanuele mi chiede anche lui un 5 vs 5 Dragon Ball, ma contando il Prime di Zeta. Sta cosa del Prime di Zeta sta spopolando. E noi la facciamo assolutamente volentieri, anche perché porta bene a me. Quindi va benissimo. Tu team, mio team, partiamo subito. Vediamo i primi 5 personaggi di Emanuele. C17 Tarles. Tarles non lo contiamo, perché non mi ricordo dove si vede. C17 doppio non vale, quindi C17 e C18. Contando il Prime di Zeta non è male come estrazione, ne è ancora 3. Dende, perché Whis non conta. Ultime due, vediamo. Mister Popo, ne è ancora una, che sarà questo di sinistra, in caso quello di destra. No, Ginyu, perfetto, perché C18 l'avevi già. Che strafalcione incredibile, non lo taglierò, assolutamente no. Vabbè raga, comunque il tuo team è battibile se mi escono dei personaggi buoni tipo Goku. Kiki e C16, perché? Però C16 ragazzi non è male, nel Prime di Zeta, io non so, C16 nel Prime di Zeta forse è più forte degli altri due androidi. Io la butto lì, poi vediamo. Drago Shenron, ultime due per me. Goten e Freezer. Goten però non arriva, non si può contare Goten, Super Saiyan 3 Goten non è eccezionale in Z, non è neanche però così una schiappa cosmica. Questa ragazzi ve la chiedo a voi nei commenti chi ha vinto, perché secondo me è molto combattuta, perché anche Freezer nel Prime di Z non è così forte, penso che sì, come dice Emanuele forse Mecha Freezer è il momento più forte, o al massimo la Final Form al 100%, ma ovviamente in Z quello che abbiamo visto di Freezer è più debole rispetto a C17 e C18. Quello che può fare tanto la differenza è il buon C16, il tanto vituperato C16. Comunque adesso passiamo alla prossima sfida. Anzi ragazzi, mi sono sbagliato perché siamo già quasi a 7 minuti di video, quindi no, passiamo alla prossima sfida un altro giorno, anche perché ho ancora qualche sfida da abbonato, però se le accorporo ho visto che ci riesco a fare un bel video, un altro bel video lungo, quindi credo che uscirà forse o a inizio settimana o più probabilmente mercoledì, poi magari dico così esce domani, sapete che non c'è una programmazione prestabilita, qui le cose si fanno in base al momento in cui riesco a registrare e ovviamente io vi ricordo sempre prima di chiudere il video lasciate un bel like al video che è importantissimo perché soprattutto i video in formato lungo faccio un po' fatica qui sul canale, però stiamo lavorando duramente anche per quello. Vi ringrazio ovviamente per il grandissimo affetto, per i risultati incredibili che stiamo ottenendo con questo canale. Come dico sempre, io ci metto la faccia, tra virgolette, manco fossi Brad Pitt, però vabbè, ci metto me stesso nei video. Però ovviamente il grosso del lavoro lo fa la community sostenendomi, continuando a inviarmi sfide, facendo nuovi format, insomma siete veramente fantastici. Quindi ci tenevo nuovamente a ringraziarvi perché ritengo giusto dare merito anche a una community così incredibile che mi dà tutto questo sostegno quotidiano negli shorts, nei video lunghi, in live, insomma siete favolosi con gli abbonamenti. Ragazzi vi ricordo, se volete abbonarvi è un momento perfetto perché abbiamo un sacco di format aperti, gli abbonati hanno accesso garantito a tutti i tornei di formato shorts, hanno i video su richiesta che adesso sono diventati video lunghi, avete video in anteprima, insomma un sacco di robe, un sacco di vantaggi e niente, la chiudo perché la sto facendo lunghissima ricordandovi infine che c'è questo, il mio canale di calcio, il secondo canale, ragazzi stiamo crescendo anche lì, sto per far uscire, esplodere dei format nuovi anche sul secondo canale perché credo molto anche in quel progetto, quindi visto che siete arrivati fin qua e visto che molti di voi mi seguono già di là, se vi fa piacere lasciate un'iscrizione anche al secondo canale, noi ci vediamo al prossimo video.